L'altra novità di Google Meet in realtà non è propriamente una novità, in quanto è un'opzione già presente da tempo, però per quanto riguarda il mio istituto l'abbiamo inserita da poco, quindi abbiamo inserito la possibilità solo per i docenti di registrare un Meet. Registrare un Meet significa o registrare proprio una lezione in diretta, oppure può essere utilizzata questa modalità di registrazione anche per registrare il proprio schermo. In che modo? Vedete che dovrò combinare le caselle presenta ora, che già conoscete, quindi ho la possibilità, per esempio, di presentare tutto quanto lo schermo, oppure di presentare una finestra dello schermo. Ok, noi in questo caso facciamo un esempio con la presentazione di tutto quanto lo schermo, ok? E associamo l'opzione registra riunione. Ecco qua, questa è una parte nuova. Questo tasto, quindi vi faccio vedere di nuovo come ho fatto, tre pallini, registra riunione. Ecco il pulsante nuovo che non avevamo precedentemente. Qui vi ricorda che attenzione per riprendere, soprattutto quando si tratta poi di studenti, ci sono immagini di minorenni, bisogna avere il consenso, eccetera. Quindi attenzione alla privacy. Cliccando su accetta si può iniziare a registrare. Finché non arriva il pulsante rosso, ecco qui, da questo momento inizia la nostra registrazione. Il fatto di presentare lo schermo quindi mi permette non solo di presentare o meglio registrare la lezione e quindi i volti dei partecipanti, ma in questo modo posso anche registrare delle lezioni in differita, quindi registrare delle lezioni che poi andrò a condividere con i miei alunni, quindi delle video lezioni che andrò a inviare loro per aiutarli nello studio. Quindi in questo modo vedete che io mi posso spostare sul computer e presentare ai ragazzi, quindi riprendere più che presentare ai ragazzi, quindi riprendere tutto il mio schermo e creare la mia video lezione. Per esempio, se devo mostrare un video, se devo mostrare delle slide, di un PowerPoint, quindi posso andare su YouTube, posso andare sul mio Google Presentazioni, in base a quello che intendo, mostrare ai ragazzi. Ok, quindi è molto interessante proprio anche poter abbinare queste due funzionalità. Nel momento in cui io termino la registrazione, ritorno quindi sui miei tre pallini, interrompo la registrazione. Vedete che mi dice la registrazione verrà salvata su Google Drive di Elisa e quindi interrompiamo la registrazione. La registrazione, vedete che dice verrà salvata. Andiamo ad aggiornare il nostro Google Drive, vediamo cosa succede. Ecco qua, vedete che appare automaticamente la mia registrazione.